Ciao a tutti, bacione nome della vostra amica! Sì, siamo qui con un'altra apertura uova di Pasqua, della Pasqua 2024. Fantastico, fantastico, fantastico. Chi mi segue sa già che ne ho aperto uno, l'ho aperto nel video agenda, però adesso quelli che prenderò sicuramente li aprirò sempre in un video a parte, così come questo. Perché allora sono i primi due che ho preso, quello che avete visto nel video agenda e questo qua dell'olio, ho presi tutti e due l'MD. L'altro l'ho pagato 3,99, questo l'ho pagato 4,99. Insomma, non so dirvi adesso che marca di cioccolato sia, se non è Qualcomm, non è niente di quelli che non c'è scritto, non lo so. Comunque cioccolato finissimo al latte, senza glutine, LOL Surprise, con sorpresa. E questo è di 200 grammi, qua c'è anche la scadenza, 31/12/2025, perciò sono nuove. Anche nell'altra scadeva nel 2025. Guardate, c'è qua ancora il cartoncino, 31/12/2025 anche questo. E se non avete visto il video andate a vedere. Insomma, questa la carta è stupenda ed è quello delle LOL, sono proprio curiosa di vedere cosa c'è dentro, perciò se vi interessa io l'ho trovato all'MD. Ecco qua, LOL Surprise, e cominciamo la nostra apertura delle uova, perché adesso la Nika comincerà a aprire uova di Pasqua a tutto andare. Mi dispiace a chi non fa piacere, a chi fa piacere invece ditemi nei commenti cosa avete già visto in giro, cosa mi consigliate di prendere, non che costino 20 euro, per carità, no, anche no, però insomma io spero che anche quest'anno esca quello delle Gorgeous, perché io sapete che ogni anno lo prendo perché io adoro le Gorgeous Santoro anche, e spero che esca. Poi vabbè, della Trudy sicuramente, speriamo, dovrebbe, a regola di solito esce sempre. Apertura facilitata col cordino, bene. La carta è stupenda, penso tutte le lolline, sì, sono due tipi, ta, 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 e basta. Sarà molto carina, sta rosa. Adesso andiamo a vedere questo cioccolato, già rotto un pochino, fa niente, bicchierino di plastica. E adesso spostiamo la carta, qua così, e andiamo, no, non si muove niente, non si muove niente. Sarà una delusione, perché magari sai, tante volte dici a questo prezzo, però tante volte magari le cose che usano... L'altro è stato un po' la delusione, perché ci ha detto già siamo partiti bene quest'anno, però vabbè, vediamo. Tac, tac, vediamo. Mi sa che anche qua delude tanto, non comprateli, anche se costano poco. Ma dai, ma che sorprese ci sono. Allora, tanti mi domandano, perché apri le uova di Pasqua prima di Pasqua? Così vedete se la vostra bambina a cui regalate l'ovetto dell'MD a 4,99, che non è poco, comunque nel senso sono sempre 5 euro, per trovare un coso così, almeno sapete che non la deludete, non comprateglielo. Vedi, per fortuna c'è la Nika che le apre per quello. Cioè io sinceramente, cosa c'entra con le LOL Surprise questo robo qua? Ma, cioè, lo vedete, no? È uno sticker fatto a... flash qua, tutto glitteroso qua, scusatemi, ma fa proprio beep, fa schifo proprio, cioè veramente non è un regalo da mettere in un uovo del genere. Scusatemi voi che avete fatto queste uova, non ci siamo, non si può mettere un regalo schifoso così. Ma che cos'è questo? Ma io voglio sapere da dove arriva. MGA, lolsurprise.com, MGA, cioè, vergognatevi, una bambina che apre l'uovo delle LOL si trova sto schifo di coso, è una vergogna, secondo me. Ditemelo anche voi nei commenti, sì, dite Nika, bamboccina tu che l'hai comprato, e no, volevo vedere cosa c'era dentro, la curiosità, pensate se lo apriva, se lo apre, scusate, il cioccolato non è male, pensate se lo apre una bambina, tutto sto bel involucro rosa con questo LOL Surprise, e se trova sto schifo qua. Allora, non dico che devi metterci una LOL, però mettici almeno una figure così, qualcosina di così, tipo queste gommolose, queste, ma non mi puoi mettere sto coso qua, assolutamente bocciato, non compratelo. Ecco, prendete gli altri che usciranno sicuramente, della Dolci Preziosi, delle LOL Surprise, anche lì non è che la Dolci Preziosi faccia sorprese mega stupende, né? Perché non è che le faccia belle neanche lei le sorprese negli ultimi anni, eh? Però sicuramente non si troverà uno schifo così,
ci sarà dentro qualcosa sicuramente di più carino delle LOL Surprise. Sicuramente anche quest'anno io credo che anche la Dolci Preziosi le faccia ancora le uova dalle LOL Surprise, perché le ha sempre fatte, o anche altre, non so. Ecco, perciò va bene, vedete che almeno i miei video, anche se le apro prima, servono a qualcosa. Così se le comprate le vostre bambine il giorno di Pasqua non piangono, perché trovano sto coso. Ecco. Va bene, dai, intanto mi accontento del cioccolato, poi sto facendo anche palestra, ciclette, fai un po' te. Vabbè. No, ciclette, no, palestra, più che altro adesso. Va bene. Questo è l'uovo delle LOL. Voto semplicemente per il cioccolato. Arrivo al 4. 4 o 5. Basta, per il resto proprio pollice giù. No, 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 no. Ditemelo anche voi nei commenti cosa pensate. E fatemi sapere quali altre uova avete visto e mi consigliate di prendere. Bacioni, al prossimo video. Ciao dalla Nika. E continueremo a aprire lo stesso le uova anche dopo questa delusione. Non preoccupatevi. Ciao, ciao.